L'industria 4.0 può indubbiamente migliorare il nostro business, tant'è vero che seguendo il nostro piano industriale di sviluppo e complementarmente a quello che abbiamo detto poc'anzi, stiamo quindi per quanto riguarda, quindi per tutto quello che riguarda lo sviluppo della parte infrastrutturale, grazie ai nostri investimenti e alle nostre capacità, stiamo già lavorando da tempo allo sviluppo e alla commercializzazione di servizi verticali 5G in ottica Smart City e Smart Industry. Questo ci ha consentito e ci consente di avere un posizionamento diversificato, abbracciando un po' tutta la catena del valore, fornendo così soluzioni end-to-end a soggetti privati e amministrazioni. Noi siamo presenti in diversi settori dove abbiamo investito già da tempo, abbiamo lavorato nell'agricoltura e abbiamo commercializzato da alcuni mesi un servizio di smart farming che include un pacchetto di servizi come che include servizi tra cui connettività, cloud, sensoristica, piattaforme intelligenti di farming e capacità di installazione e assistenza. Stiamo lavorando anche sulla robotica industriale con umanoidi in grado di assistere il lavoro umano in compiti ripetitivi e pericolosi. Stiamo lavorando anche sulla realtà virtuale applicata al mondo del turismo innovativo. Tutto questo, come detto inizialmente, ci sta consentendo di esplorare ed entrare in nuovi mercati adiacenti a quello classico delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda i costi di implementazione, va detto che Linkem è da sempre un'azienda sulla frontiera tecnologica e quindi ha in un certo senso una roadmap di sviluppo fatta a tappe forzate. Questo vale tanto per la componente industriale che vi ho appena raccontato, con tutti gli sviluppi tecnologici che riguardano appunto l'upgrade al 5G, ma vale anche e soprattutto per tutto il resto della catena del valore su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando e continueremo a lavorare ed investire convintamente. Questi sono passaggi obbligati che prevedono un investimento forte, direi anche sulla componente delle competenze, perché in ogni innovazione le competenze sono un fattore fondamentale, sia per la riorganizzazione e l'efficientamento dei propri processi interni, ma soprattutto per un'azienda come la nostra, per quanto riguarda il percorso che noi saremo sempre più chiamati a fare nell'accompagnamento di altre aziende nella transizione digitale. Questo, lasciatemi dire, è ancora più importante oggi con l'accelerazione e con l'incentivazione che sta arrivando dal PNRR, che mette ancora di più senso d'urgenza a determinati investimenti e cambiamenti organizzativi e che noi stiamo vedendo non come un fine, ovvero quello di arrivare a recuperare finanziamenti o incentivi, ma quello di vederlo come un mezzo per riorganizzare e efficientare sia la nostra organizzazione, ma soprattutto le altre organizzazioni e le aziende su cui andremo a lavorare. Grazie all'Industria 4.0.